Invece vincere un Nobel com'è? Il Nobel è dato a una persona. Il Nobel è stato dato a François Barré-Sinoussi per la scoperta del virus dell'HIV, il virus HIV, il virus del causa dell'AIDS. François ha invitato alla cerimonia del Nobel i capigruppo, cioè i direttori dell'equipe di ricerca della sua unità, di cui facevo parte, quindi sono andato a accompagnare Françoise. E come è stato? ha affittato il frac. Affittato il frac perché c'è un dressing code, gli uomini devono essere in frac e le donne in abito da sera. Pure nel vestito tradizionale del tuo paese, no? C'è Garcia Marquez quando ha ricevuto il Nobel. So che Garcia Marquez comunque non aveva il frac, sicuramente non aveva il frac. Aveva una guajavera colombiana, o il vestito tradizionale del tuo paese. Sì, esatto. Ma è una cerimonia sontuosa, in più visto che erano premiate le ricerche di Françoise e del suo laboratorio. In questo senso è chiaro che c'era anche un'emozione particolare da parte nostra. Dopodiché, come dico nel libro, i Nobel premia i progressi più avanzati della scienza in un ambiente assolutamente medievale, in un ambiente del re, della monarchia svedese. Il banchetto è un banchetto di 1000 persone composate d'oro, con ere sventolanti di tutti i vari paesi, con fiaccolate, con cose che sono più degne di una reggia medievale che di un ambiente attuale. È un ossimoro storico. Però per me è stato un bellissimo giorno. Molto e non è consentito fregarsi le posate. Françoise Barré-Sinoussi ha completamente donato il premio, che sono non so quanti milioni, a due associazioni di lotta contro l'AIDS.